Ciao a tutti, bentrovati nel canale di Manidoro. Questo che vedete è il materiale per il prossimo video tutorial, ovvero realizzeremo una borsa completamente bianca. So che è un progetto molto estivo, però chi me l'ha richiesta appunto la desiderava bianca, desiderava una borsa bianca e io ho colto l'occasione anche per poterla regalare in queste festività. Per utilizzarla, cioè per realizzarla, utilizzerò questa base bianca ovale che misura 30 cm x 10. Poi utilizzerò questo filato che è uno shapiro, che è uno misto cotone, 70 cotone mercerizzato e 30 acrilico, e la lavorerò tutta interamente con l'uncinetto del 3, perché voglio conferire alla borsa una rigidità già dall'inizio, poi ovviamente metterò sia la rete che la fodera per poterla rifinire meglio. Ma per prima cosa andremo a realizzare ovviamente la nostra base, quindi voi potete realizzarla con qualsiasi tipo di filato vi piace, sia fettuccia che cordino, anche in lana, insomma, quello che preferite, insomma. Ovviamente la base si fa uguale per tutti, con qualsiasi tipo di cordino voi lavoriate la borsa, la base sempre quella è. Io parto per fare la mia base da un laterale, quindi parto dal centro, quindi ho il mio filo, ho fatto già il capietto, infilo. Ovviamente voi potete utilizzare l'uncinetto che preferite, però per fare la base dovete utilizzare un uncinetto più piccolo, insomma, che vi permetta di poter entrare nei fori, perché se dovete lavorare la borsa con un uncinetto del 6, il 6 qui non entra, quindi ovviamente dovete utilizzare un uncinetto più piccolo. Quindi io entro con l'uncinetto nel foro della borsa, prendo il capietto che mi sono fatta e vado a realizzare praticamente delle catenelle. Quindi ovviamente mi devo tenere morbida, perché? Perché praticamente se io inizio già a stringere, la mia borsa cosa fa? Fa questa cosa qua. Si imbarca, quindi rimarrà così, anche se voi ci mettete dei libri, mattoni, tutto quello che volete, rimarrà così. Quindi per far sì che la borsa rimanga piatta, deve nascere piatta. Quindi io vado a realizzare praticamente delle maglie basse in questo modo. Avvicino un po'. Qua. Quindi mi pesco il filo. Rientro nel foro accanto. Ovviamente l'asola deve essere praticamente, non dobbiamo tirarla come ho detto prima, ma dobbiamo accompagnarla, deve essere morbida, quindi l'asola deve arrivare da sola senza difficoltà nell'altro foro e possiamo fare le nostre catenelle, quindi la nostra base in questa maniera. Quindi tiriamo un pochino. Non è molto facile lavorare con la camera davanti, ma ci provo. Quindi. E quindi ricopro praticamente tutto il perimetro della mia base con le catenelle. In questa maniera. Quindi faccio il mio ultimo punto in questa maniera. Ecco qua. Poi proprio l'ultimissimo lo lascio così. Quindi taglio il filo un po' lungo, lo sfilo e mi ricreo con un ago da lana l'asola di un'asola. Quindi entro dall'esterno verso l'interno, quindi acchiappo tutte e due le costine della mia catenella,
Faccio passare il filo in questa maniera, poi entro dentro la catenella precedente e esco nel foro, cioè entro dentro il foro. Tiro un pochino, abbiamo ricreato la nostra catenella, praticamente non si vede da dove abbiamo iniziato. Il filo lo faccio passare qui dietro, faccio un paio di punti così. Un nodino lo blocco, poi lo continuo a nascondere dopo, insomma. Tiro un pochino. E questa è la nostra base pronta per. Quindi, una volta terminato il nostro fondo, abbiamo questo lavoro qua. Una cosa che vi volevo. Quindi, prima di continuare a realizzare il corpo della borsa, prendiamo un pezzo di carta e ricaviamo la sagoma del nostro fondo, che misura, ricordo, 30x10. Perché così siamo più agevolate dopo quando dovremo fare. Quindi per ora questo lo mettiamo da parte, anche perché poi una volta che la borsa sarà bella che è assemblata, sarà un po' più difficile ricavare il nostro fondo per fare la fodera. Quindi una volta fatto questo prendiamo il nostro filato. Quindi farò praticamente in tutto il mio perimetro delle maglie basse. Inizierò dal lato della borsa. Da qui e farò delle maglie, delle semplici maglie basse per alzarmi. Farò allora in ogni catenella 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, e proseguo fino ad arrivare al mio angolo, che sarebbero praticamente queste maglie di qua, 1 e 2. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono quelle del semicerchio. E poi questa e questa sono gli angoli, dove solitamente si fanno in modo tale che la borsa, insomma, prenda un po' più di corpo e non vada dritta immediatamente. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di filato che sto utilizzando. Io sto utilizzando questo filato che è un cotone, non è un cordino. Il cordino rimane un po' più grosso e poi c'è anche la lana, c'è la fettuccia, dipende da, appunto, da vari fattori, dalla mano che una ha, perché ognuna di noi lavora in maniera differente. Cerco di prendere tutti e due le catenelle. Ok. E realizza appunto, come dicevo, in ognuna di esse 3 maglie basse. Arrivata al mio angolo, farò 4 maglie basse, appunto per agevolarmi con la curva. Infatti non è proprio un angolo, ma è una curva, ma va bene comunque, giusto per farvi capire il meccanismo, il procedimento, anche perché se voi magari state utilizzando un fondo rettangolare, il procedimento è lo stesso e ovviamente il procedimento sarà uguale anche se utilizzerete un fondo tondo, perché gli aumenti li faremo anche, cioè si faranno anche nel fondo tondo, appunto per conferire, diciamo, una maggiore ampiezza alla borsa, insomma, a quello che voi volete realizzare. Quindi negli angoli 4 maglie basse, mentre invece per tutte le altre catenelle 3 maglie basse. Quindi una volta che io ho finito tutto il mio perimetro a maglia bassa facendo gli aumenti nei lati, quindi ricordo i 4 maglie basse nei lati e 3 maglie basse per ogni catenella. Vado a congiungermi con la prima maglia bassa che ho realizzato con un'altra maglia bassa. In pratica continuo a lavorare a spirale. Infatti ho già messo qua il mio marcapunti perché non chiudo a maglia bassissima ogni giro, ma continuo a lavorare senza chiudere, appunto. Quindi ho fatto già la mia prima maglia bassa e proseguo a fare una maglia bassa per ogni maglia bassa che ho sottostante. Faccio questo primo giro con maglia bassa normale e poi faccio un altro giro con maglia bassa in costa. Ovviamente faccio due giri perché il filo che sto utilizzando. Quindi una volta che io ho terminato di fare il mio primo giro di maglia bassa,
Mi conto anche le maglie perché ovviamente devo avere, a seconda del punto che decidiamo di fare, un determinato numero di maglie, quindi o pari o dispari. Io nel mio lavoro avevo maglie dispari 171, ma me ne servivano il numero pari perché appunto ho deciso di fare la mia borsa appunto è con nocciolina e quindi avevo necessità di avere appunto nel mio lavoro un numero pari e quindi devo fare delle diminuzioni. Quindi semplicemente vado a farmi una diminuzione alla fine del giro. Quindi prendo una maglia e una al lavoro, prendo l'altra maglia e una al lavoro, quindi e le chiudo tutti e due insieme. Quindi adesso devo lavorare appunto in costa retro e mi porto. Vediamo, avviciniamo un po'. Ecco qua. Quindi io entro con l'uncinetto dalla parte dall'esterno verso l'interno, mi porto l'asola esternamente, faccio una catenella e faccio tutto il giro di maglia bassa in costa. Quindi prendo la costina esterna della maglia e la lavoro. Rimetto il marcapunti. In questo caso ho fatto la catenella perché mi dovevo alzare un pochino, perché devo lavorare in costa, altrimenti non faccio nessuna catenella. Quindi proseguo a lavorare una maglia bassa in costa in questa maniera, prendendo solo la costina esterna. Per tutto il mio perimetro, quindi farò questo giro, poi se necessita un altro giro lo faccio, poi ovviamente questo dipende anche da voi, dal vostro gusto, se volete ovviamente fare più. Che finiamo i giri di maglia bassa, ne ho fatto uno in più, un giro ulteriore perché ovviamente avendo il filato fino necessitavo di fare più giri, quindi mi tolgo il marcapunti. Devo fare quindi il mio giro di, ecco, il punto è con nocciolina. Poi ovviamente voi potete fare il punto che volete, quello che insomma vi piace di più. Mi chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima e devo girare il mio lavoro. Perché devo girare? Perché ovviamente il punto va fatto dalla parte del rovescio per avere la bombatura dalla parte del dritto. Un po' come si fa con il punto bubble. Che abbiamo necessità appunto di lavorare dalla parte del rovescio per poter avere, diciamo, le noccioline, la bombatura dalla parte del dritto. Quindi io mi faccio una maglia bassissima, quindi la prima che ho già fatto. Devo mettere il marcapunti perché questa qua io la devo contare appunto come maglia, giustamente. E quindi me la segno subito. E poi la prossima la faccio con maglia mezza alta. Così. Una maglia bassissima. Una maglia mezza alta. E così via, fino ad arrivare praticamente alla fine del mio giro e proseguirò a fare i miei punti di eco nocciolina. Si dovrebbero, diciamo, già vedere, ma proprio poco poco, perché con questo filato praticamente è ovviamente mignon l'eco nocciolina. Si formano appunto queste siamo alla fine del giro. Facciamo la nostra ultima maglia, nel mio caso è una maglia bassissima. Poi non preoccupatevi se dove c'è il marcapunti c'è una maglia bassissima, perché tanto noi dobbiamo continuare a lavorare in tondo e quindi togliamo il marcapunti,
E proseguiamo a fare la maglia che viene dopo, quindi ho fatto una maglia bassissima e inizio con una mezza maglia alta. Praticamente proseguo il mio giro senza ovviamente chiudere la maglia bassissima, indipendentemente dal fatto che sotto la maglia ci fosse maglia bassissima o maglia o mezza maglia alta, perché tanto poi andando a lavorare in tondo non fa differenza. Quindi proseguiamo a fare appunto questo giro qua. Volevo appunto precisare, fare questa precisazione perché mi sono resa conto di non avervi fatto vedere la chiusura del giro e poi nuovamente l'inizio del giro. Quindi andiamo nuovamente speditamente a lavorare, quindi maglia bassissima e mezza maglia alta, fino appunto a raggiungere l'altezza che noi desideriamo. Nel frattempo ho messo anche nella mia borsa dei piedini, quindi ho preso la distanza qua di 2 centimetri e 5 centimetri invece dal laterale, in modo tale appunto che la base abbia un appoggio, perché poi anche essendo bianca il bianco si sporca soltanto a guardarlo. Quindi io proseguo così, poi una volta terminata vi dirò quanti giri ho fatto e la mia altezza. Quindi una volta che abbiamo realizzato la nostra altezza, io ho fatto solo 9 giri di punto E con nocciolina, poi ho fatto una ventina di righe più o meno di maglia bassa, ho alternato questa lavorazione così, poi 4 righe di punto E con nocciolina, 3 di maglia bassa. Nuovamente 4 di punto E con nocciolina, 3 di maglia bassa per altre 2 volte. Mi sono fermata a 3 giri di maglie basse e adesso sto provvedendo a mettere l'aretto. Ovviamente non riesco a farvelo vedere tutto bene in camera, ma ho ritagliato un pezzo di rete dello stesso perimetro del mio fondo. Ovviamente dovrò anche ritagliarne un altro pezzettino, perché questo è troppo, però prima di tagliarlo voglio sincerarmi che vada bene e quindi vado, diciamo, a incastrarlo all'interno del mio fondo e poi con delle pinze da cucito mi fermo praticamente la rete qua e una volta che l'ho sistemata per bene vado a fermarla con un giro di punto basso. Quindi una volta sistemata la rete, provvederemo praticamente a fissarla nella parte superiore facendo delle maglie basse in questa maniera. Quindi io prendiamo un punto, questa era la mia maglia bassa. Ok. Prendo un punto dalla maglia e un punto dalla rete. Rimetto il mio marcapunti perché questo è, diciamo, l'inizio del mio giro, ma tanto poi fissando la rete me ne renderò conto. E proseguiamo a fare in questa maniera, prendendo un punto dalla borsa e un punto dalla rete. Non importa se entriamo 2 volte nella rete, l'importante è che ricopriamo tutto il nostro bordo di maglia bassa. Una della borsa, quindi la costina esterna. Ecco qua. Faccio delle maglie bassissime. Ovviamente non stringo tanto perché poi dopo dovrò fare il giro di maglie basse per poter fare le costine. Ecco qua. Il primo punto ce l'ho fatta a farlo. Mi rimetto il marcapunti che mi serve e poi proseguo a fare le mie maglie basse prese in costa. Fino ad arrivare a questa maniera. La borsa tenderà un pochino a chiudersi. E poi possiamo proseguire appunto. Quindi per la cerniera mi devo creare appunto delle spallette. Io lavorerò tutto intorno facendo delle diminuzioni ai lati qui e ovviamente anche dall'altra parte. Ho lasciato 7 punti.
quindi adesso provvedo a, dove ho i miei marcapunti, a fare le diminuzioni relative. E quindi, come per gli amigurumi, prendo praticamente la costina che è dalla mia parte, quindi una e due, e faccio una diminuzione. Poi faccio una doppia diminuzione, ovvero prendo tre maglie, una, due e tre maglie. Questa è una doppia diminuzione, scusate. Quindi faccio passare il filo per tutte e tre le asoline. Ok, e poi nell'ultima chiudo tutto. E poi mi rimane l'ultima diminuzione, che è questa, dove ho l'ultimo marcapunti. Quindi uno e due. Qui ho fatto la mia diminuzione, quindi adesso proseguo fino ad arrivare a dove ho gli altri marcapunti. Farò una diminuzione normale, una doppia diminuzione e un'altra diminuzione normale. Quindi anche qui, come nel precedente laterale, tolgo il mio marcapunti, faccio una diminuzione normale, quindi prendendo soltanto le due costine, in modo tale che rimanga anche più discreta la diminuzione. Poi facciamo una doppia diminuzione prendendo tre costine delle maglie. In questa maniera, e poi l'ultima diminuzione normale. E poi proseguo il tutto a maglia bassa fino alla fine del mio giro. In questa maniera tende a chiudersi leggermente, no, la borsa, quindi andrà verso l'interno, e poi io penso di farmelo un 4 giri con questo filato. Devo vedere appunto se farne 4 giri o di più. Io farò i miei giri, poi vi dirò quanti giri ho fatto per chiudere la mia borsa per poter poi dopo mettere la cerniera. Ovviamente io ho fatto più diminuzioni perché sto utilizzando questo cordino, questa fettuccia in cotone che è molto fina. Se invece voi lavorate con un cordino saranno sufficienti magari 3 diminuzioni. Io ne ho fatte 7, ma poi ovviamente dipende anche da azioni a maglia bassa in costa retro. Quindi un giro in maglia bassa in costa retro e gli altri invece li prendiamo in maglia bassa normale. In questa maniera. Prendendo solo la costina esterna. In modo tale che rimanga questo bordino qua e quindi praticamente va a chiudersi in automatico questa parte verso l'interno e ci rimane questa costina che insomma vabbè ci sta per chiudersi, diciamo così, la borsa, come facciamo anche quando iniziamo a lavorare dalla base, che lasciamo la costina per fare il bordino. Quindi in questa maniera fino ad arrivare alla fine del giro, ovviamente. Quindi io ho realizzato il primo giro in maglia bassa in costa retro. Poi ne ho realizzato altri due in maglia bassa normale e l'ultimo giro lo farò in maglia bassissima in costa retro, in modo tale che si continui sempre di più a chiudere e ho praticamente inglobato, cioè si ingloberà praticamente automaticamente la cerniera. Non farò le spallette molto alte perché poi ci sarà la cerniera che prenderà lo spazio, quindi regolatevi anche voi in base alla cerniera che acquisterete. Io in centimetri vi dirò quanto è la mia spalletta. Ovviamente questo è più
è piccolino, appunto, è 1,5 cm. La larghezza. Quindi poi in base al filato che voi userete, cioè farete la spalletta in base appunto al filato che voi state utilizzando. Quindi io continuerò a fare le mie maglie bassissime in costa retro. Quindi anche in quest'ultimo giro possiamo anche stringere un pochino, quindi lavorare un pochettino più stretta, tanto abbiamo finito praticamente con il giro di maglie bassissime. Dopodiché monteremo i manici. Quindi una volta terminato il mio giro, tolgo il marcapunti, faccio un'altra maglia bassissima per rifinire un po' il tutto. Taglio il filo. Ops. Taglio il filo, lo faccio uscire, prendo un ago da lana e mi ricreo la mia asola di chiusura, come faccio sempre quando realizzo le borse o qualsiasi lavorazione in tondo. E quindi entro prendendo tutta l'asola. Quindi prendo tutta l'asola della maglia successiva, a dove io ho chiuso il punto, faccio passare il filo dall'esterno all'interno e poi entro da dove sono uscita con l'ago nella metà catenella. In questa maniera ho ricreato la mia asola, non c'è nessun gradino. E quindi è tutto omogeneo il mio lavoro. Quindi faccio sparire il filo all'interno della lavorazione stessa con qualche nudino e poi ovviamente in tutto, tutta la borsa, ma fermo bene il filo in modo tale che non si disfili la borsa e possiamo. Quindi io ho provveduto a cucire i manici, prima uno da una parte in questa maniera e poi l'altro, uno l'ho già cucito, mi manca di cucire l'altro. Li posiziono in questa maniera, quindi a 6 centimetri dal bordo, quindi ho lasciato qua 8 o praticamente punti e con nocciolina. Qui ne ho lasciati 12, equivalente altri 8, e vado a cucire in corrispondenza alla fine della terz'ultima riga di punto e con nocciolina. In modo tale che poi ovviamente siano paralleli e anche i manici dell'altra parte, perché devono essere praticamente uguali, non devono essere spostati, altrimenti la borsa sarà tutta storta. Entro dentro dalla rete e ne esco fuori da questa parte. Ritorno dentro per l'ultima volta e quindi tiro bene. Entro nuovamente dentro e vado nel foro successivo. E lo faccio per altre 3 volte. Tirando bene il filo così si assesta bene il tutto. Quindi faccio la punta, entro sempre dentro, rientro dentro, prendo anche la rete e faccio sempre questo avanti e indietro fino a cucire e a fermare per bene tutto alla borsa, anche perché i manici sono quelli che diciamo che sono molto più importanti di tutto il resto della borsa, di tutto il corpo della borsa, perché sono quelli che reggono. Quindi per la cerniera ho provveduto a fissarla con delle pinze da sartoria nelle spallette delle borse. Ho iniziato dalla parte finale e quindi piano piano andrò a cucirla in questa maniera. Vediamo se riesco a inquadrarvela bene.
col filo trasparente che è quello che è molto resistente, un filo di nylon, quello che si usa anche per gli orli invisibili. Quindi vado a prendere un punto dalla cerniera e un punto nella borsa. In questa maniera. Tiro. Non vado a cucirla a filo dei dentini perché poi quando vado a chiudere si potrebbero incastrare i dentini nella borsa e non vorrei che poi dopo alla fine, cioè a lungo andare, si rovina la borsa. E quindi è meglio lasciare un pochino di spazio da entrambi i lati e quindi con pazienza, giustamente, andremo a cucire la nostra borsa. Se vogliamo possiamo anche ripassarlo due volte, quindi magari facciamo una prima cucitura per fissare il tutto e poi dopo ripasseremo nuovamente il filo per fissarlo meglio, in modo tale che la cerniera appunto sia fissata bene perché andremo appunto ad aprire e chiudere la borsa tante volte e quindi abbiamo necessità appunto di avere una stabilità nella cerniera. Adesso andrò a cucirmi tutta la cerniera e poi per ultimo andremo a cucire la fodra perché questa poi coprirà parte della cerniera della parte interna. Quindi per la fodra della borsa vi ho fatto fare prima il cartamodello quando abbiamo iniziato la borsa. E quindi io ho ripreso, diciamo, la base della borsa, l'ho passata sulla stoffa che mi serve appunto, e ho tracciato la mia sagoma lasciando un paio di centimetri da una parte e dall'altra per la cucitura. Piego a metà della parte del corto il mio ovale e faccio dei punti, taglio, diciamo, un po' di stoffa in modo tale che poi ho la parte che mi serve come riferimento per le mie cuciture e la faccio sia piegandola per il lungo sia piegandola per il corto. In questa maniera ho i miei quattro punti di riferimento. Poi prendo la stoffa che mi serve, quindi ho misurato la circonferenza della borsa e faccio la stessa cosa anche in questo pannello qua. Quindi ovviamente questa parte di qua andrà cucita. Quindi facciamo finta che io l'abbia già cucita mettendo questi spilli, anche se poi magari non è giusta come misura, è giusto per farvi capire il procedimento. Poi ovviamente con centimetro e forbici alla mano sarà più semplice. Quindi facciamo la stessa cosa anche con questa parte di qua. Quindi io lo piego a metà, faccio il mio taglio da una parte. Lo ripiego, quindi faccio combaciare la parte che ho tagliato con la parte che è cucita, piegata sempre a metà, e poi vanno fatti i tagli anche da questa parte e da questa parte. E quindi cosa facciamo noi? Avendo il nostro riferimento, mettiamo un angolo, lo facciamo combaciare con la parte corta e mettiamo gli spilli. Ovviamente io uso le pinze da sarta, anche se non sono sarta. L'altro taglio lo facciamo combaciare con il taglio della base, in questa maniera. E ovviamente anche i tagli della parte lunga devono combaciare con i tagli che abbiamo fatto lateralmente. Uno e due. Ovviamente questo, è per una base ovale, per la base tonda non ce n'è bisogno perché abbiamo tutto tondo. E qua, vedete, calza perfettamente. Dobbiamo fare o lo cuciamo a macchina o a mano, seguendo la linea della base, questa qua a matita, tanto questa parte andrà praticamente dalla parte di sotto, la parte del rovescio, e questa andrà dentro la borsa, quindi si vedranno le cuciture della parte del dritto praticamente. E quindi poi dopo non ci resta altro da fare che prendere la misura dell'altezza, fare un bordino
Se volete lo potete lasciare anche così, oppure fate una passata a macchina e poi si cuce all'interno della borsa, sta per essere usata. Se voi volete mettere delle taschine o meno, dovete farlo prima di fare tutta la cucitura laterale, perché così avete più spazio per muovervi ed è sempre meglio, insomma, fare queste cose prima di assemblare tutta la fodera. Dopodiché è pronta. Una volta appunto ho terminata la fodera di cucirla, la mettiamo all'interno della borsa, la sistemiamo bene e la cuciamo, quindi la fermiamo appunto con degli spilli oppure con delle pinze come queste, che sono delle pinze da sartoria, e le cuciamo appunto con il filo o trasparente come sto facendo io. Io l'ho lasciato quando ho finito di cucire la cerniera, lo cuciamo. E lasciamo praticamente un leggero spazietto, non andiamo a cucire a ridosso dei dentini perché altrimenti si potrebbe impigliare la cerniera nella fodera e quindi si potrebbe anche rompere, appunto perché aprendo e chiudendo la borsa, appunto ho la necessità appunto di avere uno spazio. A quel punto la nostra borsa è terminata. Io finisco di cucire la fodera e poi vi farò vedere il lavoro terminato. Ecco qua la Lady White in tutto il suo splendore. È una borsa che può essere presa sia a mano che anche a spalla, perché ovviamente in estate avremo anche meno indumenti da indossare, quindi insomma è più pratica anche da portare a spalla. La cerniera, vedete, è stata cucita nella spallettina che abbiamo creato lavorando tutto intorno, facendo le diminuzioni qui ai lati, e quindi diciamo che è abbastanza nascosta. Con la fodera, io non ho messo nessuna taschina all'interno perché poi ho realizzato anche una pochettina a parte, e quindi metterò anche quella all'interno. E vedete che appunto andando verso l'interno la spallettina, la cerniera è anche molto più discreta. Per quanto riguarda il consumo di questa fettuccia, ne ho consumato veramente pochissima perché è una rocca di 250 grammi. E ho realizzato con una rocca sia la borsa che la pochettina, e mi è rimasta dalla rocca tutta questa, quindi devo dire che forse un 200 grammi, ma neanche, no, 150 grammi per borsa e pochettina sono sufficienti. Poi ovviamente dipende sia dalla dimensione della borsa e anche dal punto. Io qui ho lavorato punto basso e punto E con nocciolina, e quindi insomma il consumo è abbastanza irrisorio. È una fettuccia che si lavora molto speditamente, molto morbida, e si potrebbe realizzare con questa fettuccia anche dei capi di abbigliamento, essendo appunto molto morbida, è un cotone mercerizzato e quindi si può benissimo appunto utilizzare per qualsiasi tipo di lavorazione, sia per quanto riguarda le borse che per abbigliamento. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi per aver visto il video, per essere rimasti fino alla fine. E vi aspetto al prossimo tutorial, come sempre. Ciao!